sta per iniziare. Atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Amici di EA Sports, un saluto, buon divertimento da parte mia, di Pierluigi Pardo e ovviamente di Lele Adani. A seguire la sfida della Liga Uber Eats, che promette di tenersi davvero incollati allo schermo. Si affrontano Tolosa e Troyes. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere! Il Troyes, squadra che arriva a questo match carica dopo il successo ottenuto la volta scorsa contro il Saint-Étienne. Che ne pensi? Come finirà oggi? Prova a calciare! Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha sprecato una buona occasione qua per segnare. Queste palle vanno sfruttate meglio. Gli ospiti scenderanno in campo particolarmente agguerriti, perché se le cose dovessero andare bene e se dovessero arrivare anche i risultati giusti negli altri campi, potrebbero addirittura ritrovarsi in testa al termine di questa giornata. Senz'altro, Pier, questa è una partita importante. È vero che siamo ancora nelle fasi iniziali della stagione, ma andando in testa lancerebbero un segnale chiaro le dirette rivali per il titolo. La cosa permetterebbe loro di lavorare più serenamente nelle prossime settimane. Riconquista un pallone importante. Può puntare la porta. Grande intervento del portiere. C'è grande entusiasmo tra i tifosi per questo tiro dalla bandierina, il primo del match per loro. Il pronostico pende chiaramente dalla parte degli avversari, ma mai dire mai nel calcio. Corner battuto corto, la mette in mezzo, respinge ma non è finita. Palla in out e corner. Occhio al tocco in mezzo. Determinante il portiere su questa deviazione di testa. Ha letteralmente salvato la propria porta. Questa palla. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Salgono gli difensori per sfruttare questo corner. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro, beh, che fosse il rigore mi pare evidente. La respinta di pugno. A campo a disposizione. Non riesce a bloccare, attenzione. Ci ha messo bene i pugni qui. Sistema il pallone, pronto per il corner. Sceglie il tocco corto. Si mette bene sulla traiettoria qui. Palla versa. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione, tra le possibili attrazioni di questa sfida. Sta segnando raffiche in questa stagione. Le difese non sembrano ancora aver trovato le giuste contromisure per fermarlo. Vedremo se anche oggi darà spettacolo o se gli avversari riusciranno a contenere la sua furia. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Avanza sulla tre quarti. Riceve palla, ma è pressato. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross. Gli hanno poi concesso troppo tempo per stoppare palle e concludere in porta. Dovevano davvero marcarlo meglio qui. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Vantaggio, il gioco prosegue. Va via. Recupera la palla grazie a questo intervento da sottolineare l'eccellente lavoro in copertura. Il recupero sarà di un minuto. Si chiude qui il primo tempo con le squadre che tornano. Tutto pronto, comincia la seconda frazione.
Attenzione alle novità, andiamo subito al Lione. Prima rete del match per il Reims. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 46. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Prova a venire avanti. Scocca la conclusione. Ottima la parata. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. La tocca per il compagno. Prova con questo pallone. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il jolly. Ma il jolly capita una volta ogni tanto. Risultato che fin qui non premia i loro sforzi, Pier. Hanno impegnato più riprese il portiere, come emerge da... Brutto intervento, rischia il rosso qui. Rosso che complica ulteriormente le loro possibilità di rimonta. Il tecnico non sarà per nulla contento. Si è fatto cacciare proprio quando la squadra aveva più bisogno di lui. Arriva la sostituzione. Scusami se ti ho interrotto, ha segnato dunque il Reims. Si sblocca dunque il match, siamo 1-0. Se lo beve, cerca la rete. Ci mette una pezza il portiere, ma non è finita. Può tirare un sospiro di sollievo, qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare, non devono averla presa bene. Attenzione perché è solo. Conclusione tutt'altro che irresistibile, bloccata bene dal portiere. Palla versa. Ligan protagonista nella prossima giornata con questo match. Si affronteranno Tolosa e Strasburgo. Pier, è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. Possibilità di contropiede. Buono lo spunto qui. Buono qui il recupero da parte della difesa. Subito a Lione, cambiata la situazione all'OL Stadium. Seconda rete della partita per il Lione. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo arrivati al 77esimo. Grazie. La spazza via bene qui. Ha provato a piazzarla. Non l'ha colpita come sperava, Pier. Ne è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. C'è un cambio. Ultimi minuti di sofferenza per gli ospiti, però sarebbe veramente una beffa vedersi sfuggire la vittoria a questo punto. Più che a pensare a difendersi, secondo me, Pier, farebbero bene a tenere il baricentro alto e provare a spingere. Un'altra rete con ogni probabilità chiuderebbe i giochi una volta per tutte. Pressing efficace, pallone recuperato. Non si arrendono, vogliono almeno il pari, può essere uno degli ultimi assalti del match. Altri 120 secondi da giocare. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Finisce la partita, fusi lunghi, si aspettavano un altro risultato, l'espulsione certamente ha inciso, ma lei le potevano fare qualcosa di più? L'inferiorità numerica è stato un handicap, su questo siamo tutti d'accordo, Pier. Difficile dire come sarebbe finita 11 contro 11. Capisco anche i malumori dei tifosi, vorrebbero vedere sempre la loro squadra vincere. Io però sinceramente punterei più un dito sulla prestazione che sull'arbitraggio. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. La sua si è rivelata una prestazione coi fiocchi, ineccepibile, su tutta la linea e giustamente coronata dal gol. Con un talento del genere in squadra, la vittoria, ragazzi, era auspicabile, se non prevedibile.